Cari amici di Light Channel, buongiorno. Oggi il testo introduttivo di questa giornata si trova nel capitolo 4 del libro di Deuteronomio. Deuteronomio è un libro scritto da Mosè. Al capitolo 4, versetto 31, leggiamo: «Poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio misericordioso, Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri». Quando leggiamo questo testo, ci viene a pensare ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, i padri nell'ambito ebraico, ma non solo, perché il patto che in realtà il Signore fece non lo fece soltanto con Abramo, Isacco e Giacobbe, ma anche con la loro discendenza, ma anche ancor prima, perché vi è un patto che è stato fatto, o una promessa, ed è la promessa della redenzione dell'essere umano. La promessa data ad Adamo ed Eva, che dice che il serpente morderà il calcagno alla donna, ma la donna ne schiaccerà il capo. Ecco, dalla progenie della donna, che poi rappresenta Gesù, che verrà successivamente nei secoli, la donna, rappresenta la Chiesa o il popolo di Dio, vincerà sopra il serpente. Il serpente in questo caso rappresentato dal nemico, da Satana. Il Signore, il tuo Dio. Molte volte nell'Antico Testamento si parla di un Dio di, come abbiamo detto prima, Abramo, Isacco, Giacobbe, un Dio di Daniele, un Dio di varie persone, ma fino a che questo Dio non diventa il nostro Dio, il tuo Dio, il mio Dio, non vi è alcuna valenza nella nostra esistenza di questo Dio. Perché questo Dio è un Dio personale, un Dio individuale, un Dio che va conosciuto, un Dio che va esplorato nella sua essenza, nel suo carattere, è un Dio che va vissuto. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Un Dio misericordioso, dice il testo, così come è espresso in Esodo 34, quando il Signore si esprime addirittura pronunciando il suo nome. In Esodo 34 leggiamo proprio questa parola misericordioso. Il tema della misericordia non è soltanto il fatto di perdonare agli altri. La misericordia ha proprio a che fare con l'amore di per sé, cioè è un'altra parola per dire amorevole. In Esodo 34, versetti da 5 a 7, sappiamo benissimo questo famoso versetto dove il Signore pronuncia il suo nome, l'Eterno, l'Eterno, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e fedeltà, questa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito. La misericordia di per sé non è soltanto l'occuparsi delle persone che hanno bisogno, ma è l'espressione in toto di quello che è l'amore. Certo, i bisogni delle persone vanno soddisfatti, ma bisogna anche poter essere in grado di farlo per le ragioni giuste. Quando noi amiamo una persona, non sentiamo un peso nel amministrare ai suoi bisogni, come una madre non sente un peso il fatto di cucinare per un proprio figlio o il fatto di lavare i vestiti del figlio. Come un marito non sente un peso quello di servire la propria moglie, come la famiglia in generale dovrebbe non sentire questo peso. Ecco, se nel nostro servizio verso il prossimo siamo anche noi della mente di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, dovremmo avere la medesima misericordia, dovremmo avere il medesimo amore nell'approccio e nel servizio verso il prossimo. Ora, perché questo non avviene? Non avviene perché l'essere umano ha una tendenza all'egoismo, una tendenza all'ottenimento delle proprie cose in cambio di amore. Quindi noi vogliamo amore dalle altre persone,
e ne diamo proporzionatamente a quanto ne riceviamo, quando invece dovrebbe essere una modalità incondizionale. Ora, il testo ci ricorda che il Dio, con il testo che abbiamo letto poc'anzi, ci ricorda che il Dio manterrà il suo patto. Ora, qual è questo patto? Qual è questo accordo? Ecco, il patto, come ho menzionato anche quello di Adamo ed Eva, è semplicemente che il Signore opererà all'interno di noi un'opera che noi non siamo in grado di fare, una trasformazione della motivazione delle nostre azioni da egoiste a altruiste. Questo è ciò che il Signore vuole fare in noi, ed Egli è fedele e veritiero da portare a compimento questa sua agenda per l'essere umano, affinché possiamo essere idonei al regno dei cieli, idonei a vivere in un ambiente di altruismo, in un ambiente dove l'egoismo verrà eradicato completamente. Ma affinché possiamo essere idonei per il regno che ha da venire, dobbiamo vivere già con il regno nel cuore. Ecco, il mio invito quest'oggi è che possiamo ricordare che il Signore è misericordioso, che il Signore è perfetto. Perché il versetto parallelo nel libro di Luca riguardo al versetto di Matteo che dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, dice proprio in Luca siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Quindi la perfezione che cos'è? È la misericordia. La misericordia che cos'è? È l'amore. E l'amore che cos'è? È il Dio. E quindi Dio è perfetto. E qui si chiude il ciclo, si chiude questo circolo nel quale ogni cosa di fatto torna a Dio, ogni cosa è originata da Dio. Che il Signore ci possa aiutare a poter comprendere appieno l'origine di ogni cosa, l'origine dell'amore e laddove possiamo prenderlo per poter dare agli altri. Che il Signore ci aiuti in questo, vogliamo ora pregare. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti perché tu ci doni quotidianamente la vita, tu ci doni quotidianamente le energie per poterti servire. Ti chiedo, Signore, di accompagnarci nella nostra esistenza affinché possiamo dare agli altri, Signore, in maniera misericordiosa, energie, tempo, risorse e tutto ciò, Signore, che ci hai dato in mano da poter amministrare. Ti chiediamo, Signore, di continuare a portare avanti il patto che tu hai fatto con i nostri padri, il patto che tu fai anche con ognuno di noi affinché continui quell'opera che hai iniziato in noi. Ti chiedo di benedire questa giornata, Signore, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.